La regola del Fusecchi, proprio partendo dall'inizio, è quella di, allora, nero che parte se, dovendo recuperare il Comi, cioè dovendo far valere la sua iniziativa per recuperare il Comi, deve essere un po' aggressivo. Quindi tendenzialmente deve andare a rompere le scatole a bianco, per cui invece che chiudere un angolo, di solito Si deve attacca. andare ad attaccare un angolo a bianco. Ora, quando la scelta è tra chiudere un angolo che è ancora aperto come questo ed attaccarne uno che invece ha una pietra sul 4-4, significa così, ancora siamo in dubbio. Ma se questa fosse qui, per nero sicuramente la cosa migliore da fare è andare sull'angolo in bianco. Perché quest'angolo è a metà e questo a metà, c'è una sola pietra e ne serve una per chiudere. Allora, nero nel dubbio tra chiudo il mio o impedisco a bianco di chiudere il suo, sono valori uguali come mosse, ma deve essere un po' intraprendente nero, per cui vada a bianco. Basso o alto, dipende da quello che uno vuole fare, ma vanno bene entrambe. Quando siamo così, invece si può anche pensare di chiudere. Tanto comunque non riesce a infastidire questa pietra più di tanto. Anche se dovessi giocare due mosse, questa ancora se la cava. Due mosse contro questa, invece, inizia a soffrire un po', quantomeno dopo fai qualcosa fuori di significativo. Invece di giocare sotto, giocare per esempio in Un'invasione così? insieme. Sì, c'è il momento giusto in cui farla, non adesso, perché guadagni un po' di punti, ma bianco fa tanto fuori. Le tue pietre sostanzialmente non fanno nulla se non i punti, quelle che mette bianco serviranno a qualcosa per tutto il resto della partita. Se nero a questo punto deve decidere dove andare, diciamo tra qua e qua, come fa a scegliere? Allora, la scelta è il lato più lungo e il lato più alto. Cosa si intende per lato più lungo? Beh, è facile, si contano quanti incroci ci sono. Qui ce n'è chiaramente uno in più che qua. Lato più alto cosa vuol dire? La distanza dal bordo, per cui questa è alta 4, questa è alta 4, tutto il lato è alto 4. 4 e 4, di nuovo da questo bordo, per cui è alto 4 anche questo, sono alti uguali, più un lato è alto, più punti ci sono dentro, perché se noi fossimo così, abbiamo un lato alto 3, dove visibilmente ci sono meno punti che in quest'altro lato che è alto 4. Per cui se fossimo così, questo è il lato più importante. Per cui si fa giocare qui, o qui, comunque da queste parti. Perché siamo così, i lati sono tutti e due alti uguali, ma questo è più lungo. Per cui si giocherà un'estensione qui, diciamo quasi sempre qui. Quell'alta la si gioca più che altro sulle pietre basse, sul punto 3-4, allora qui o qui a seconda di quello che uno vuole fare. Giocare qui è abbastanza raro, però Ma va si può bene, fare. però gioca bene. Sì. Meglio, Prende però mi pochi punti, annoia. ecco. Cioè, pochi punti, meno. Esempio, se vi ricordate, una cosa che si gioca spesso qui, soprattutto nell'ultimo paio d'anni, è questa. Questa la si trova in tantissime partite di professionisti, non dico in ogni partita, ma una su due almeno.
E questa viene, beh, poi nero torna dietro qui o qui a seconda dei casi, dipende da cosa c'è qua, bianco se nero. Questo viene ritenuto Joseki, quindi buono per, sia per bianco che per nero. Bianco preso sui punti, nero sta un po' fuori, cioè fa qualcosa di più verso il resto del Goban. Se questo è ritenuto equo, quando ci spostiamo una linea più là, qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti in più per bianco. Se era pari quello, questo è il vantaggio di bianco. Vabbè, questo magari no è sul confine, diciamo 1, 2, 3, 4, 5. È quasi un comito. Quindi... Però rimane sempre la possibilità di invasione in quel punto. Mica tanto. Non è facile vedere qui. Se si può giocare questa è meglio perché impedisce sostanzialmente gli occhi. Il problema è che magari poi gioco nero può però provate a guardarvela. Comunque diciamo, non era questo lo scopo, era sulle primissime mosse, le prime quattro diciamo che uno le può anche giocare più o meno a caso, basta che si pigli un paio di due angoli e va bene tutto quello che sia attorno all'osci. Già la quinta mossa nero però deve iniziare a fare la cosa giusta, perché se per disgrazia gioca di lì non è che ha perso la partita, però ha investito sul lato sbagliato, perché di qui c'erano 4 punti di più. Ma facciamo anche uguale. Difficile, facciamo così. Questo è un po' più grosso di questo qua, per quanto magari bianco sta più basso rispetto al nero che era stato più alto. Quello che mi viene da chiedere in una situazione del genere, cioè a me al primo impatto verrebbe da giocare qui, perché questa pietra è più debole rispetto a quella. No, in realtà questa non è una pietra debole. Allora, una pietra in quarta linea intanto non vuole fare territorio, perché se tu volessi fare territorio giocheresti in terza, perché in quarta sai che puoi essere il vaso e bianco vive. Per cui se hai giocato qui è perché non volevi fare il territorio nell'angolo. Poi sai che spesso arriva il territorio nell'angolo, perché poi dopo tanto ci giocherai delle altre pietre che l'aiutano e quindi in qualche modo arriva. Ma non è detto. Cioè sono tante le partite di bianco che vale una pietra lì e nero si trova a fare dei punti su un lato o sull'altro. Per cui, visto che non manca se ti gioca qui e qui e poi. E bianco invade, no? Diciamo è difficile fare del male a questa pietra, perché devi entrare da una parte, giocare dall'altra, chiuderla e poi tipicamente bisogna di un'altra mossa per catturarla, perché sennò qualcosa si riesce a tirare fuori. Non mi ricordo esattamente quale sia la forma più efficiente per bianco per andare a catturare la pietra nera, però è qualcosa del genere. Una pietra come questa invece, se non risponde, poi dopo viene proprio schiacciata sul lato. È una pietra in terza linea, serve a fare punti, però invece a far via così, sì, i punti li fai, ma non prendi comunque tutto l'angolo. E in compenso lascia bianco tutta un'influenza verso l'esterno. Okay.
diciamo, tutto sommato forse è un po' più debole questo. E poi comunque qui adesso non dobbiamo ancora preoccuparci proprio della debolezza, perché comunque hanno tante possibilità di fuggire, perché possono scappare da un lato, dall'altro, verso il centro, più sia l'una che l'altra. Possono anche bloccarsi nell'anno, così normalmente. Cioè, se uno ha paura, non lo vivo così. Per cui no, in questo momento bisogna semplicemente prendere la posizione più grossa possibile. Per quello che si spegne. Ecco, se fossimo così, allora, quel lato è più corto rispetto a questo, però è più alto. E adesso, tra queste quattro pietre, ce n'è una che è nettamente più forte delle altre, che è questa, perché è l'unica che comunque già da sola fa un gruppo vivo, perché in 3-3 è viva nell'angolo, perché si sa che anche se gli si gioca sopra e si passa e l'altro gioca, a questo punto puoi comunque vivere, perché diventa un'invasione in cui puoi toccare. E sì. Per cui questa può sopravvivere come minimo a due mosse di bianco, di conseguenza è viva viva. E comunque è più forte di queste altre. Allora, questo è alto 4, questo è alto 3,5. 4, 3, ma meglio 3,5. Questo è più lungo, per cui in qualche modo si pareggiano, essere più lungo, essere... Questo è più lungo, ma questo è più alto. Allora dico, da che parte gioco? Tanto è più alto, ha più punti. Eh sì, però questo è più lungo e quindi ha più punti nell'altro senso, no? Beh, però lì i punti in più sono 3, qua sono una linea in più. Sì, di qui sono 3,5, diciamo, di lì sono 4. Ma quello che taglia la testa al toro è il fatto che questo è forte. Mm. Per cui bisogna giocare lontano dalle pietre forti, dai gruppi forti. Cioè il più lontano possibile. Sia dai gruppi propri che da quelli dell'avversario. E quindi il più lontano possibile da qua ci porta in quest'angolo qui. E di conseguenza si giocherà una mossa come questa. Se fossimo così, adesso più lontano possibile da questi ci porta su questo lato, e allora facciamo questa e questa sono uguali, però andiamo bianco su questo lato, perché è un lato dove già ci sono gruppi forti, quindi diventa più importante questo.